Perché il suo film finisce nel 68? Ma il mio film finisce nel 68 perché, essendo una storia sulla nostalgia, sul passato, e quasi prustiana, quasi la ricerca del tempo perduto di un gangster, ho voluto significare queste due epoche che per me sono determinanti per l'America, cioè il 22, che è l'epoca dell'anti-repressione, il 33, il proibizionismo, e poi c'è un lasso di tempo che è oblio, che è un vuoto quasi pneumatico, per arrivare al 68, che è la data della grande contestazione. Ma non è un fatto legato alla politica, è una coincidenza quella del 68, ma mi piaceva pensare che questo protagonista si addormentasse nell'oblio dell'oppio proprio nel 1968, quando sono cominciate queste, un altro tipo di contestazione, e quindi una nuova America. Signor Leone, 3 ore e 40 sono tante per un film, sono tante per le nostre perfide abitudini televisive. Lei ce la farà a difendere la durata di questo suo film? Ma fino adesso chi l'ha visto mi ha detto che credeva che fossero passati appena un'ora e mezza, e questo quindi è un gran vantaggio. Sì, io questa cosa la devo difendere, anche perché in America sono in polemica con gli americani, stanno cercando di tagliare il film, e arriverò forse anche a un processo, perlomeno a ritirare il mio nome se questi si ostinano a non farlo uscire nella versione originale. Ma io credo che i film siano lunghi fin quanto o quando annoiano. Ecco, un film di 3 ore e 40 può sembrare un film di un'ora, e un film di 1 ora e mezza può sembrare un film di 5 ore. E quindi dico, la verità sta in mezzo. Il pubblico, se vede lo spettacolo, è un film così, un film nostalgico, un film su un'America che a me mi ha appassionato e mi ha affascinato, non poteva che avere questa lunghezza e questa durata. Un'ultima domanda: io sono meridionale, forse lì se ne è accorto, non so di dove. Io me ne sono accorto e le dico che sono meridionale anch'io, perché sono figlio di padre napoletano, ho vissuto più a Napoli che a Roma, anche essendo nato a Roma. Allora gliela posso fare questa domanda. Per i contadini delle nostre parti che sono andati a milione a fare gli emigranti in America, è stato un bene o un male che Cristoforo Colombo abbia scoperto l'America? Ma guardi, io le posso rispondere solo con una cosa e con una mia convinzione. In realtà noi abbiamo esportato contadini e rimportato gangster. Grazie, signor Leone.